L'informazione è alla base della democrazia. Si festeggia la giornata mondiale dell'informazione. L'Italia è al 41esimo posto con ben 20 giornalisti sotto scorta. Raccontare la verità in certi territori è sempre più difficile, minacciati da istituzioni spesso disattente all'importanza della democrazia. In questa giornata si ricordano tutti i giornalisti, quelli uccisi quest'anno, e sono tanti nei paesi in lotta, in guerra, dove la democrazia non esiste, dove l'informazione viene pilotata dai poteri forti. Ma anche l'Italia vive questo problema, con il problema dell'equo compenso, con il problema delle leggi bavaglio, con un altro grande problema che sono le querele temerarie. La Federazione Nazionale della Stampa, con il segretario Giulietti, chiede anche al governo di rivedere, di andare in Parlamento con le leggi ferme ormai da più di 20 anni, per cercare una soluzione anche contrattuale agli oltre 70% di giornalisti che sono liberi professionisti, ma che ai quali non viene riconosciuta la libertà di stampa da un lato e anche l'equo compenso dall'altro, con servizi pagati a chiusura a 5 euro, ma è anche il web che ha creato dei problemi con 1 euro a servizio. C'è un problema quindi di libertà di un'informazione che, come dicevamo all'inizio, è alla base della democrazia, per aiutare il cittadino a capire dove va il mondo, dove va il proprio paese, per capire la politica, quella nobile, che gestisce poi le istituzioni e i servizi. Negli anni della pandemia abbiamo scoperto quanto siano importanti i numeri e quanto però sia importante capirli. È così l'informazione che deve essere di auspicio a capire, come un antivirus che aiuta a curare tutta quella cattiva malattia che sono le fake news. Insomma, in questa giornata ricordiamo anche Ilaria Alpi, Miran Krovatic, e cerchiamo di andare con la memoria ai giornalisti che hanno dato la vita per la libertà di stampa.